Siamo a Pescara, siamo sempre nei pressi dell'ospedale civile, ma diversamente da ieri che il collegamento con il direttore Carmine Perantuono è stato fatto dalla parte del Covid Hospital, noi siamo dall'altra parte, quella che poi va verso i Colli. Perché? Perché così praticamente sarà quasi, è quasi addirittura d'arrivo il nuovo pronto soccorso, e questa mattina hanno anche fatto l'asfalto, rifatto l'asfalto, non so se riuscite a vedere, ma insomma ci sono stati dei lavori. E c'è stata anche qualche fila, però evidentemente si sta cominciando ad attrezzare anche l'area intorno che poi porterà al nuovo pronto soccorso. Ecco proprio Diego Martelli che inquadra l'asfalto appena rifatto, c'è ancora da terminare qualcosa, infatti ci sono ancora i mezzi qui. E allora davanti all'ospedale, naturalmente come sempre per dare il bollettino aggiornato dei nuovi positivi al coronavirus in Abruzzo. Oggi i casi sono 510, quelli nuovi, su 4.195 tamponi effettuati. La percentuale dei positivi sulla base del numero di tamponi processati è del 12,10%, vi ricordo che ieri era l'11,4%. I decessi sono 17, quelli ascritti alla giornata di oggi, però c'è da specificare che 12 di questi 17 si riferiscono a casi non conteggiati nei giorni scorsi. L'età delle vittime va da 61 a 95 anni, mentre l'età dei nuovi positivi va da 11 mesi a 95 anni. Hanno meno di 19 anni 60 persone delle 510 di oggi, 37 della provincia dell'Aquila, 16 della provincia di Pescara e 7 della provincia di Chieti. I guariti, anche questa è una nota da dare e che insomma serve sempre anche un po' a rincuorarci tutti, sono più 267 rispetto a ieri. Attualmente sono positive in Abruzzo 17.561 persone. C'è da dire di queste persone sono 689 che sono in terapia non intensiva, meno 5 rispetto a ieri, quindi anche questo un piccolo buon segnale. 74 sono in terapia intensiva, numero stabile rispetto a ieri, ulteriore buon segnale. E 16.798 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte della ASL e poi della somma, perché ci sono alcuni telespettatori molto attenti che fanno le somme, insomma non vi tornano i conti, e perché alcuni casi sono quelli o fuori regione o comunque la cui provenienza è da accertare. L'Aquila oggi è tornata ad essere la provincia con più contagi, 258 per un totale di 8.633. Sulle altre province, a Pescara, seconda provincia per contagi, oggi più 160 i nuovi positivi su 5.446 totali, 72 a Chieti su 5.098 e 39 a Teramo su 6.938. Questi sono i dati di oggi, naturalmente comunicati dall'assessorato regionale alla sanità. Paolo, hai domande? Sì Marina, volevo chiederti, visto che nell'edizione delle 14 del TG8 ti sei occupata, sempre da Pescara, in regione della vertenza della Yokohama di Ortona, e la riunione si è protratta nel pomeriggio, se ci sono ulteriori sviluppi? Eh sì, proprio nel pomeriggio mi ha dato conferma l'assessore regionale Daniele Damario, che abbiamo sentito nell'intervista nel TG delle 14. L'accordo è stato raggiunto, quindi tutti d'accordo, sottoscritto e firmato il mantenimento dei livelli occupazionali con anche previsioni di incremento. Questi sono i cardini dell'accordo. Dopo 5 mesi di trattative, il progetto di rilancio della Yokohama, a questo punto ex Yokohama, è affidato ed è stato approvato quello di Alfa Gomma. Il gruppo Alfa Gomma ha avuto il consenso prima del MISE e poi in questi ultimi giorni, compresa la riunione di oggi, dei lavoratori e dei sindacati. Dunque nel tempo Alfa Gomma riassorbirà circa il 90% dei dipendenti, con appunto anche una previsione di incremento, quindi per la zona di Ortona e naturalmente per tutte le famiglie dei dipendenti che avevano perso il lavoro da un giorno all'altro, è questa una ottima notizia. L'assessore Daniele Damario, l'assessore regionale alle attività produttive,
ha voluto sia ringraziare anche l'assessore al lavoro Liris, che era presente oggi alla riunione, ma anche l'ex assessore alle attività produttive Mauro Febbo, perché ha detto: io mi sono insediato da un mese e tutta la parte preliminare di questa trattativa, che è passata, come dicevo, anche dal Ministero, dal Mise, è stata seguita anche dall'assessore Febbo. Quindi una nota positiva nella difficile situazione dell'occupazione in questo periodo, in questo momento, in Italia, nel mondo e ovviamente in Abruzzo. Perfetto, grazie a Marina Moretti e Diego Martelli per questo collegamento.